Siamo col coach del Rieti, Nunzi, giusto? Sì. Nunzi. Ci spieghi della partita. Io dicevo prima che era una partita che c'era, avevano poco da dire le due squadre, sia l'Agropoli che il Rieti. Era una partita che aveva poco significato per il campionato, però è chiaro che nessuno entra in campo per perdere. Esatto, hai fatto un'analisi perfetta. Nessuno entra in campo per perdere, penso l'abbiamo dimostrato tutte e due. Primo tempo equilibrato, ha girato su certi episodi che noi purtroppo non abbiamo saputo gestire a livello di uno contro uno individuali, e poi obiettivamente abbiamo perso Feliciangeli per un problema con l'arbitro, abbiamo perso Granato per una distorsione al ginocchio. A proposito, perso... Granato? Granato, speriamo che sia una cosa da poco, però non ce l'ha fatta a rientrare. Poi in più ci si è messo De Ambrosi con una distorsione alla caviglia. Problemi di falli con Scodavolpe dopo 54 secondi, insomma è stata una partita che è nata male, abbiamo tenuto finché abbiamo potuto, e poi qualche motivazione in più di Agropoli nel giocare in casa è venuta fuori. Agropoli aveva la motivazione dell'andata, che è stata la partita peggiore dell'Agropoli, che praticamente non ha 34 punti al passivo, erano un po' troppi, era questa l'unica motivazione dell'Agropoli, anche se a vedere i risultati di oggi Martina Franca ha perso in casa con Trapani, Ostuni ha perso con Bisceglie, l'Agropoli cioè, ha da rimpiangere molte cose, come credo anche voi. Sì, noi sicuramente penso che la nostra squadra non faceva parte della prima fascia del campionato, però diciamo che dal settimo posto in giù c'era grande equilibrio sia nei roster sia nelle possibilità poi di giocarsela fino alla fine. Chiaramente noi siamo partiti male, molto male. Io sono arrivato a novembre, abbiamo perso un po' di tempo per cercare di portare la squadra dove a me piace mettere l'attenzione. Abbiamo fatto un girone di ritorno più che sufficiente, nonostante insomma abbiamo avuto problemi, la perdita di Bagnoli eccetera eccetera, e cercheremo di onorare queste ultime due partite per cercare insomma di essere più in alto in classifica possibile. Siccome lei è un esperto, l'anno scorso mi pare che allenava da Lagni, se non mi sbaglio, in dilettante, vorrei chiederle una cosa. Ho letto un po' per i campionati dell'anno prossimo, ci ho capito ben poco nonostante da tanti anni, Lega 1, Lega 2, Lega 3, Silver, Gold, non si capisce niente. Cosa ne pensa lei di questa rivoluzione ennesima del basket? Ci fanno imparare qualcosa e poi dopo dobbiamo ricominciare da capo a capire? Ma sai, quando ci sono le rivoluzioni creano sempre scompiglio, altrimenti non sarebbero rivoluzioni. È chiaro che ogni volta ci si aspetta che sia la rivoluzione giusta per cercare di salvare obiettivamente un movimento che è in gravissima difficoltà, come un po' tutta quanta l'Italia, diciamo. L'obiettivo di queste due leghe, Gold e Silver, è proprio quella di togliere il professionismo, che chiaramente comporta dei costi altissimi per la società, e riportare un po' tutto al dilettantismo. Chiaro che poi dopo il tutto passa nelle mani delle società, che però devono saper dimostrare di saper gestire questa situazione, perché nel momento in cui comunque sia si toglie la possibilità alle società di pagare tasse e contratti di un certo tipo, e comunque le società continuano a spendere e a spandere come è successo prima che queste riforme venissero fatte, si ritornerebbe comunque nella difficoltà più assoluta. Quindi per valutare chiaramente questi cambiamenti è necessario attendere 2 o 3 anni e vedere un po' soprattutto il movimento dei giocatori, quello che ci riserva, vedere come le società affronteranno una probabile riduzione dei parametri. Cioè, ci sono parecchie cose che penso possano migliorare il movimento. La ringrazio coach, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Crepi.